Buon caffè mattutino ed eccoci qua. Allora, Mario Giglio, oggi live per questo video sul professionista o imprenditore che vuole scalare un business. Allora, prima di tutto, quadro generale, professionista imprenditore non in rovina, ma che è pronto per salire con i suoi guadagni, per scalare i suoi guadagni, per fatturare di più. Quindi per fortuna non tutti sono in crisi, non tutti stanno messi malissimo, vogliono crescere e fare più soldi. Quali sono i problemi che questi professionisti o imprenditori riscontrano? Intanto sono diversi tra le due categorie. Business di consulenza, expertise, professionista, incontra dei problemi, imprenditore ne incontra un altro e altri, però la maggior parte sono comunque incrociati e unici, cioè gli stessi. Semplicemente cambiano un pochino le meccaniche in cui si presentano questi problemi, ma principalmente sono gli stessi. Nella mia esperienza di consulenza, quello che ho visto è che ci sono tre grossi problemi che si riscontrano, che i non esperti di marketing, vendita e gestione aziendale non risolvono, e che quindi la maggior parte dei professionisti, non essendo esperti di questo, o imprenditori, non essendo esperti di questo, si attaccano al tram e non riescono a risolvere questi problemi e continuano ad avere una piccola azienda, una piccola attività come esperto e consulente. Quindi andiamo subito a vedere, prima che finisco il caffè. Primo problema, che probabilmente nell'ordine dei tre problemi grossi che ho identificato, è anche quello che si presenta per primo ed è quello che crea il blocco maggiore, perché se non si risolve questo, gli altri due sono irrisolvibili. Primo problema è il modello di business. Cioè, come stai vendendo il tuo prodotto o servizio e come lo stai deliverando ai tuoi clienti. Facciamo un po' di esempi. Allora, il modello di business spesso è il blocco più grande che c'è, perché se sei un professionista, il tuo modello di business in genere è il consulting o la consulenza one-to-one, quindi il dare un servizio alle persone in maniera personale e individuale. Esempio, il massaggiatore che dà un massaggio, il naturopata che fa una consulenza, il personal trainer che fa una lezione di personal training, l'osteopata che fa la manipolazione. Potrei andare avanti un giorno intero, ma capisci che questi sono tutti servizi, quindi servizi consulenziali, che hanno un grave flow, un grave problema. Il problema è che non sono scalabili perché richiedono ore del tuo tempo attivo nella parte tecnica operativa. Il tempo di un professionista, se vuole scalare il suo business, non deve più essere dedicato alla parte tecnico-operativa, ma deve essere dedicato alla parte strategica e marketing. Okay? Quindi nel momento in cui tu non puoi creare dei sistemi per delegare completamente il tuo servizio, mantenendolo uguale, oppure ristrutturare il tuo servizio per scalarlo e renderlo più in leva, allora già il primo problema si presenta nel modello di business. Arrivi al limite e termina lì il tuo income. Se sei un osteopata, puoi fare 8 trattamenti, 16 trattamenti se li fai da mezz'ora, non so quanti al giorno, per 5 giorni a settimana ed è finita. Anche nel limite assoluto, che sappiamo bene che è impossibile da raggiungere, perché ci sarà il cliente che cancella l'appuntamento, perché ci sarà quello che non viene, insomma, ci sarà sempre qualche problema giornaliero, è impossibile fare il massimo, però mettiamo caso che tu vieni pagato 100 euro l'ora. E lavori 8 ore al giorno, sono 800 euro per 5 volte a settimana, per 4 settimane all'anno senza mai fare ferie. Quello è il tuo guadagno, cioè termina lì. Ok, cioè puoi fare 4.000 euro a settimana, in un mese sono 16.000 euro, tantissimo per carità per la maggior parte delle persone, però è fine lì e stai lavorando come un pazzo. Quindi il modello di business è il fulfillment, la delivery del prodotto. Per gli imprenditori spesso il problema risulta essere la delivery del prodotto invece, cioè se io ho un modello in cui il mio prodotto deve essere prodotto dall'azienda stessa, quindi deve avere un dipartimento di produzione che impiega il suo tempo e le sue ore nel crearlo, devo avere poi dei meccanismi di consegna che sono cappati, cioè ho i camion, ho i mezzi che trasportano il prodotto e così via, questo crea un'infrastruttura che deve essere esponenzialmente fatta crescere per dare un rapporto tra venduto e consegnato, per esempio, che non è più profittevole. Ok, quindi spesso si arriva a una capacità limite dove dici non posso più produrre altro, non posso più consegnare altro. Ok,
Quindi la maggior parte dei problemi in questo caso si devono risolvere cambiando il modello di business, cioè se sei un esperto mettendo in leva il tempo, creando, facendo consulenza multipla, quindi con più persone assieme, group coaching, oppure facendo diciamo, della formazione ad altri coach, consulenti, osteopati, tecnici, persone che abbiano i sistemi standardizzati, ma che non abbiano il marketing per promuoverli e che lavorino per te. Ovviamente lì bisogna sempre andare a lavorare sul margine di profitto, perché nel momento in cui sono io che faccio un trattamento osteopatico, guadagno 100 euro. Se è Pasquale che lo fa al posto mio, Pasquale dovrà essere pagato perché sta mettendo la sua ora, per cui i 100 euro non sono più 100 euro, ma c'è la differenza con il costo del venduto, si chiama così in economia, che è il costo del venduto. Se sto vendendo un servizio, quanto mi costa vendere questo servizio? Se io sto vendendo un prodotto, quanto mi costa vendere questo prodotto? Quindi se io devo andare a delegare qualcosa, devo considerare sempre che il margine ovviamente si riduce. Quindi primo problema è il modello. Nell'imprenditore che ha un'azienda di prodotti, la maggior parte delle volte questo si riesce a risolvere trasformando il modello in un modello liquido dove c'è una sorta di dropshipping, cioè fare in modo che non sei tu il produttore che centralizza la produzione, quindi non sei tu che devi necessariamente creare in anticipo, magari anche facendo magazzino, i prodotti, ma puoi fare in modo di venderli conto terzi o di rendere tutto, diciamo, solo su ordinazione, senza nemmeno far sembrare che sia su ordinazione. Quindi questo è importante, ovviamente, da strutturare in base a ogni modello. In genere è più difficile trovare il modello di business più corretto per un'azienda che vende prodotti rispetto a un'azienda che vende servizi. E comunque il servizio, una volta che hai capito che puoi fare o group consulting o software as a service, se vendi, diciamo, qualcosa di software, oppure scalare e delegare il servizio ad altre persone che sono formabili facilmente a livello tecnico. Non è facile avere un centro di osteopati, ad esempio, perché? Perché c'è una formazione di alto livello che bisogna avere per riuscire a trovare la gente. Nel mondo della medicina è più facile perché sono più laureati in medicina che persone, ma nel mondo di altri modelli di business dove ancora non si è talmente tanto cresciuti nel mondo comune è più difficile. Secondo blocco grosso che incontrano imprenditori e professionisti quando cercano di scalare, l'advertising, il farsi conoscere. All'inizio, soprattutto l'esperto, il professionista, riesce a creare una base magari di clienti e di consumatori del suo servizio semplicemente col passaparola, con un po' di pubblicità, con l'inaugurazione e così via. Oppure riesce a investire un piccolo budget e cominciare a fare marketing strategico, scientifico tramite Facebook, tramite Google e così via. Quando arriva a fare questo, comincia ad avere un flusso di clienti in generale profittevole, come insegno magari nei vari corsi. Soltanto che il problema è che spesso si satura quello che è il budget, cioè ci sta un diminishing return, che non ti so tradurre in italiano, quindi un ritorno, diciamo, in diminuzione, possiamo dirlo così, di ciò che tu investi per ciò che ti ritorna. Quindi se tu investi un euro e riesci a ottenere X, se investi 2 euro non è detto che ottieni X per 2. Ok? Quindi se io so che un cliente mi costa in media 80 euro e io ci guadagno, ci fatturo 500 euro, tu dici ok, se mi costa 80 e fatturo 500, ne metto 8.000, fatturerò 50.000. Non è così. Ok, nell'advertising la scalabilità di questa pubblicità non è lineare e non è, diciamo, nemmeno inversamente proporzionale, ovviamente, ma non è lineare, assume un effetto dove c'è un ritorno che non è paragonabile. Quindi che succede? Che io magari dico investo 80, ok, inizio a investire 800. Bene, non mi rientra più 5.000, ma mi rientra 3.500. Allora dico ok, va bene ugualmente, investo ancora di più, investo 1.600, invece che ritornarmi 3.500, che mi dovrebbe tornare quindi 7.000, il doppio, no? 800, 3.500, 1.600, tu dici mi ritorna 7.000. Non è così, magari mi ritorna 6.000. Tu dici cavolo, ora investo 1.600, mi ritorna 6.000. Tu dici vabbè, vendo un corso digitale, va bene uguale, perché non c'è costo del venduto. Ma se cominci a vendere delle cose che non hanno un margine, che è il 100%, e c'è il 100% non ce l'hai mai, però passami l'esempio. Mettiamo che vendi un corso digitale, vabbè, dici ho semplicemente la delivery del prodotto che è consegnarlo, il processore di pagamenti, sei a posto.
Ma nel momento in cui tu investi 1.600 e ti ritorna 6.000, poi investi 3.200 e ti ritorna 8.000, iniziano a diventare problemi, perché magari da quel margine cominci a dover pagare i tecnici se fai un lavoro che devono fare loro sul campo, i coach se hai un esercito di coach, inizi a dover pagare il prodotto se stai vendendo un prodotto. E allora lì diventano problemi, perché il margine poi tra il costo del venduto e il fatturato si riduce sempre di più. Ok? Quindi nel momento in cui uno vuole scalare a un certo punto la pubblicità ai massimi livelli, comincia a ridursi sempre di più il margine. Ci sono certi modelli di business che hanno un margine più basso rispetto ad altri. Nel dropshipping questo ad esempio è tipico, perché la maggior parte della gente che vende con dropshipping, che se non lo sapessi è un modello in cui tu vendi, diciamo, prodotto di altre persone comprato magari su altri siti e così via. Quindi io vendo su Amazon il prodotto cinese che compro su AliExpress, la differenza di prodotto, la differenza è il mio guadagno. Ma nel momento in cui voglio scalare con le pubblicità, per esempio su Facebook, il dropshipping a un certo punto lo scalare questa pubblicità mi erode sempre di più il margine fin quando non arrivo ad avere zero margine. Ok? Quindi metti like. Quindi l'advertising diventa un blocco, diventa un problema. Bisogna capire che naturalmente bisogna sviluppare sistemi multipli di pubblicità, bisogna sviluppare sistemi organici di pubblicità che continuino a lavorare nel fondo, diciamo, mentre tu scali in alto con quello che hai a pagamento. Cioè, se tu sviluppi dei sistemi in cui hai della pubblicità organica che continua a camminare, ti crea delle vendite, del profitto, quindi a costo, diciamo, a un certo punto più o meno zero, se non quello che hai investito prima, tu ci puoi mettere il traffico anche a pagamento, creare, diciamo, le offerte che arrivino a farti marginare fin quando non arrivi al limite del margine giusto, e poi scalare il business con gli altri mezzi, cioè il back-end profit, che è il terzo punto che ti andrò a dire. Quindi una volta cappato questo advertising, ad esempio questo succede anche su Google, no? Google, qual è lo svantaggio oggi rispetto a Facebook? Perché oggi tutti Facebook Ads, Facebook Ads, Facebook Ads? Perché Facebook Ads è più scalabile. Google ha un problema che è la ricerca che le persone fanno. Quindi se io cerco personal trainer a Roma, ci saranno 200 ricerche al mese, 500 ricerche al mese, a un certo punto c'è una saturazione. Metto un budget tale da coprire tutta la richiesta del mercato. Cioè arrivo a fare 20 click al giorno, 30 click al giorno. Se ci metto 1.000 euro invece che 500, non arriverò a fare 60 click al giorno, perché Google non me li spende, semplicemente magari aumenta la spesa per ogni click, ma io non riesco a avere più reach, cioè raggiungere più gente, perché le richieste sono quelle. Quindi mi fermo lì. Se invece utilizzo Facebook, io vado a prendere una domanda latente, quindi ho molto più margine di lavoro. Cioè io per saturare una audience su Facebook devo investire molto più budget rispetto a quello che è l'investimento di Google, ok? Quindi, soprattutto Google ha il problema che ci sono dei modelli di business dove non trovi le ricerche su Google che sono latenti. Poi, ovviamente, c'è il Google Display Network, che è un'altra cosa, sono i banner sui siti, eccetera. Lì è più simile a Facebook il lavoro, ok? Quindi puoi scalarlo un po' di più quando sei però a un livello successivo. La maggior parte della gente non arriva nemmeno a quello, perciò, diciamo, la scalabilità del Google, diciamo, fatto con le parole chiave. È più limitata. Terzo blocco di chi vende prodotti o servizi è il back-end profit. Allora, la maggior parte della gente si focalizza sul prodotto di front-end, sul prodotto di ingresso, sul guadagno, cioè sul fatturato in realtà, di quello che è la vendita del prodotto normale. Cioè, io vado a vendere il mio servizio, che è la consulenza, il trattamento osteopatico, il massaggio, quello che è, mi fermo lì. E quindi è ovvio che sarà sempre un raffronto spesa pubblicitaria più costo del servizio rapportato al fatturato. Cioè, se io spendo 20 euro per acquisire un cliente più 40 euro per far sì che la persona faccia il trattamento osteopatico al posto mio e io sto vendendo a 60, profitto zero. Se io vendo a 80, profitto 20, poi ci pago le tasse, ci pago le spese, tutto il resto è un casino. Ma nel momento in cui ho dei sistemi di back-end profit, cioè di profitto che mi permettono di lavorare sotto, nascosto, quindi si chiama back-end, cioè dopo il front-end, quindi l'apparenza frontale è ti do il servizio di trattamento osteopatico, il back-end è ti vendo i plantari,
ti faccio in modo che poi fai una ginnastica di mantenimento che dura 3 mesi, faccio in modo di, non lo so, per questo business mi viene in mente questo, ma ci sono milioni di tipologie di back-end per ogni sistema di business. Io in genere sono specializzato nel tirar fuori il back-end dai vari modelli che analizzo. Questa è una cosa che la maggior parte dei professionisti non fa, anzi praticamente nessuno, e degli imprenditori lo fa qualcuno, ma molti non sono bravi nel trovare l'opportunità, perché uno pensa, ho venduto qualcosa al mio cliente, poi pensa che gli sto vendendo troppo, poi si offende, poi crede che non debba vendergli più niente. Non è così. Se tu stai offrendo un servizio o un prodotto che dà dei risultati, tu hai l'obbligo morale di vendere altre cose che aumentino i risultati di questa persona. E se tu hai la possibilità di dare un prodotto o un servizio correlato al tuo, che ti può dare del profitto, tu hai l'obbligo morale di darlo. Cioè, se io posso, in un mio centro di personal training, ad esempio, dare anche gli integratori, posso dare anche i massaggi, posso dare anche la dieta e tutto il resto, ho l'obbligo di darli. Perché so per certo che se li do io è meglio rispetto a farli dare a qualcuno che non conosco. Ma darli io non vuol dire che li debba fare io a livello tecnico, vuol dire che debba avere qualcuno che a livello tecnico li possa dare, che vengano venduti da me. Ok? Perché questo aumenta il mio profitto di back-end ed è fondamentale, ma soprattutto fa in modo che io abbia il controllo su quello che il cliente acquista e che in questo modo sappia per certo che gli può dare un risultato, perché non sai mai se lui poi va a comprare dei prodotti correlati ai tuoi da un'altra parte, non sai mai se quest'altra parte poi ti frega il cliente anche nel tuo, ci può stare benissimo, B, se quest'altra parte non dà qualcosa contrastante a quella che tu dai, quindi gli dà un risultato opposto o differente. Esempio, io ricordo una volta che tempo fa consigliai stiamo parlando di anni fa, in uno dei miei centri consigliai un osteopata a una persona che doveva fare dei trattamenti rispetto a quello che stava facendo a livello di allenamento. Questo osteopata diede una prescrizione contrastante a quella che era ciò che stava facendo e persi il cliente. Da lì, esperienza vicaria, decisi che non esisteva più il fatto che io dovevo andare a raccomandare qualcuno in cross-sell senza nemmeno prenderci un beneficio, che poi potesse togliermi addirittura il cliente, perché là ci persi del profitto da tutto questo. Quindi qual è il problema più grosso nel momento in cui tu non hai dei sistemi di back-end? Che continui a ravanare il terreno pur di prendere il guadagno dal front-end. Ma i business che fanno più soldi sono quelli che riescono quasi o addirittura a perdere dal front-end. Io non dico che devi perdere dal front-end, assolutamente. Il tuo business funzionerà molto di più se già dal front-end guadagni e poi dal back-end massimizzi e scali il profitto. Ma se io riesco a fare, per esempio, un corso, quindi nel modello dell'expertise, del formatore con infoprodotti, se io riesco a fare un corso dove già guadagno dal front-end, però mi fermo solo lì, comunque il discorso sarà sempre scalo la pubblicità e vedo di guadagnare dal front-end. A un certo punto arrivo al limite della pubblicità, perché i margini si riducono troppo, quello è il mio limite di guadagno. Se inizio a inserire dei sistemi di back-end, tra cui altri corsi correlati, corsi di altri professionisti in affiliazione, servizi continui, coaching, tutto quello che io membership, tutto quello che riesco ad inserire che permette di continuare a scalare il profitto perché estraggo più soldi dagli stessi clienti, aumentando ovviamente i loro risultati. Parliamo sempre in modo etico, cioè non sto dicendo che devi rubare soldi alle persone, devi semplicemente offrirgli più valore e fare in modo che aumentino i loro risultati. Allora lì sì che è un modello profittevole. Ti faccio degli esempi pratici. Allora, partiamo ad esempio da un centro di delivery di servizi. Centro di, ma facciamo di esempio stavolta di fisioterapia, per non parlare sempre di fitness. Allora, fisioterapia, trattamento principale, trattamento fisioterapico su ricetta, ok? Per cui il front-end è poco il costo di acquisizione clienti perché arriva da fuori. Cioè qualcuno che te li manda, però attenzione, devi comunque farti conoscere, per cui ci deve essere il cartellone pubblicitario, ci deve essere la pagina Facebook, delle inserzioni per sponsorizzare e far sì che sia il tuo centro quello a cui mandano le persone. Ma se ti fermi solo su quello, il guadagno sul venduto è pochissimo, perché su ricetta vai un rimborso, prendi pochissimo e così via. Nel momento in cui tu riesci ad upsellare a queste persone che sono arrivate con una barriera di ingresso bassissima il resto dei servizi, allora lì sì che cominci a estrarre profitti. Per cui nel momento in cui quella persona ha questa cosa, devi trovare
il problema correlato che puoi risolvere e magari gli vai a vendere una TECAR, gli vai a vendere un pacchetto di ginnastica di mantenimento, gli vai a vendere un trattamento rieducativo funzionale, gli vai a vendere quello che è un pacchetto di integrazione e nutrizione per dimagrire, per diminuire i dolori. Qui devi trovare tutte le opportunità di profitto correlate che ti servono per far sì che questa persona rimanga con te più a lungo, aumenti lo scontrino medio e acquisti più volte. Perché vedi, per esempio, questo l'ho fatto nel dettaglio nella guida business produttivo, poi ti mando il link dal quale scaricarla. Allora, noi abbiamo tre possibilità. La prima che è aumentare il numero di clienti. Aumentare il numero di clienti, però, come ti dicevo, è molto, molto limitato da quello che è il back-end, cioè scusami, da quello che è il costo della pubblicità. Quindi aumentare il numero di clienti vuol dire scalare la pubblicità, vuol dire cominciare a investire di più. Se io riesco a scalare la pubblicità fino al limite massimo, ottimo, aumento il numero di clienti, primo punto. Poi ti fermi lì. Quindi il secondo e il terzo metodo sono aumentare lo scontrino medio per ogni cliente, cioè se io ho un cliente che spende 100, posso portarlo a spendere 150. Quindi a parità di clienti fatturerò una volta e mezzo. Se io ho 100 clienti che spendono 1 euro, sto fatturando 100 euro. Se io ho 100 clienti che spendono 1,50 euro, sto fatturando 150 euro. A parità di clienti, senza aumentare le spese, se non il costo del venduto, ho fatto il 50% in più. Poi il terzo modo è aumentare la frequenza d'acquisto. Quindi se io ho 100 clienti che acquistano una volta all'anno, faccio 100 di fatturato. Ma se io ho 100 clienti che acquistano una volta e mezzo all'anno, per dire in media, ciò vuol dire che 50 di loro acquistano due volte, allora farò una volta e mezzo il fatturato. Ok? Quindi questi tre sono i modi per aumentare un business. Te li linko qua nella guida. Dovrei averla messa nei commenti, dipende dove vedi questo video, poi su YouTube, su Facebook, dove lo vedi, ci dovrebbe essere sotto nella descrizione da qualche parte il link alla guida della formula in tre passi per ottimizzare i tuoi guadagni e triplicare i profitti. Praticamente è proprio questo, riuscire a trovare l'opportunità di back-end, quindi per aumentare il profitto successivo alla vendita di front-end. Quindi riepiloghiamo un po' tutto il discorso fatto in questo video molto rapidamente. Tre blocchi di professionisti e imprenditori sono il primo, modello di business, quindi come stai deliverando, consegnando il tuo prodotto o servizio, devi lavorare su quello. Quindi il fulfillment, cioè perché mi vengono sempre i termini in inglese, non in italiano. Sarà perché faccio solo formazione in inglese, per cui difficilmente me li traduco in mente in italiano. Per cui diciamo come consegni il prodotto, che spesso determina il CAP, soprattutto nell'expert business, nel business dei professionisti. Advertising, quindi la pubblicità, come tu ti ritrovi a dover scalare la pubblicità, è un problema perché a un certo punto raggiungi un limite, devi fare in modo che raggiungi il massimo limite con il massimo margine di profitto e ti fermi lì. Ma in teoria mantenerla sempre è la cosa più difficile, perché la pubblicità ha anche il problema che ovviamente c'è una fatica da advertising, cioè se io promuovo sempre lo stesso messaggio, a un certo punto saturerò la audience su Facebook, ad esempio, no? Ho 10.000 persone in target, 100.000 persone in target, faccio pubblicità a queste persone, c'è cioè il messaggio, dopo 30 giorni l'hanno visto 10 volte e non va più bene. Back-end profit alla fine, quindi il profitto fatto in back-end, dopo la parte frontale, da dove viene? Quindi se io mi fermo ad acquisire soltanto clienti, a vendere il servizio di front-end, sto raschiando il fondo, devo salire la scala del valore. Quindi chiamala piramide dei prodotti, chiamala scala del valore, chiamala come vuoi, ne parlo anche in molti altri live, devo fare in modo di far ascendere il mio cliente verso l'acquisto di prodotti o servizi successivi correlati a quello che sto vendendo principalmente che gli diano un maggiore risultato. Per questo ti ricordo, c'è la guida business produttivo, scarica la guida gratuita qui sotto, poi ti upsellerò tutto il resto come sempre, perché sto sfruttando il sistema del back-end, ovviamente, se no non faremmo profitti, giusto? Quindi se vuoi fare una donazione spontanea, falla comprando il corso, se no scaricati la guida, lucra come un pazzo e sono felice di tutto questo. Quindi ci vediamo al prossimo live, ragazzi, buona giornata e a prestissimo. Ciao da Mario Giglio.